questo solo per te. Fin da subito l'agenda di questa comunità l'ha dettata lui, con i suoi tempi, con gli incontri delle persone che ci ha dato da conoscere. Lui non si è dimenticato di questa comunità, ecco perché per me è presente. Tutti i bisogni che noi abbiamo avuto nel tempo, in un modo o in un altro, sono arrivati attraverso di lui. C'è una frase tipica palermitana che si dice «Pi Don Pino chisso e avuto», cioè che significa «per amore di Don Pino io faccio questa cosa». Ed è un modo come lui si presenta a questa comunità dicendo «guardate che non vi ho abbandonato, non vi ho lasciato da soli, sono ancora qui, sono presente». Ah, sei andare pure sott'acqua. Aspetta, che qui dobbiamo scendere perché non si... Stop, fermati. Nel 93 io avevo 9 anni, non ho incontrato fisicamente Don Pino Puglisi, ma lo incontro e sento di averlo incontrato realmente quando sono in un periodo della mia vita in cui mi strappo di dosso l'adesivo di Brancaccio, il marchio di Brancaccio, perché ho intenzione di mostrare al mondo che io sono diversa, che non faccio parte di questo quartiere. Una volta dimentico un oggetto in macchina, scendo di corsa da casa, ho le chiavi della macchina in una tasca e nell'altra il cellulare. Mi scontro con un bambino. Questo bambino subito fa un passo indietro, alza le mani e mi chiede scusa, così. Io la prima cosa che faccio è prendere le mie mani e toccarmi le tasche, se mi aveva fregato qualcosa. Ero diventata il pregiudizio che mi era sempre stato detto, quello che avevo vissuto sulla mia pelle. Allora sono entrata un attimo in crisi, sono passati dei mesi. Io quel bambino non l'ho più rivisto, però ho rivisto quel sorriso e l'ho rivisto in una fotografia di Puglisi. Allora lì ho capito che forse mi stava chiamando a qualcosa di diverso. Il Centro Padre Nostro per me oggi è una cicatrice. È una cicatrice in questo territorio. Le cicatrici le abbiamo tutti e quando le guardiamo ci ricordiamo come ce le siamo fatte e perché è successo. Questo luogo per me è una cicatrice perché mi ricordo ogni giorno come è nato e perché è nato. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio, che già si è espressa in tanti modi precedentemente, ma che continua ad esprimersi attraverso collaborazione e anche sollecitazione e anche coinvolgimento. Padre Pino Puglisi non era puntuale, era una persona, diceva sì a tutti, però non arrivava puntuale da nessuna parte. Quel giorno è stato puntualissimo, il 29 gennaio, che tra l'altro è la festa del Padre Nostro, ed era raggiante. Dovevamo fare l'inaugurazione del centro e è stato un grande giorno. Lui era commosso, era emozionato, non stava nei panni perché era il suo sogno, il Centro Padre Nostro. Lo vedeva come un punto di riferimento educativo, ma non solo, morale, spirituale, di crescita, di sviluppo. Ecco, come un faro nella notte. Noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti, qui attorno a noi, che incominciano ad aprirsi ad orizzonti nuovi e che incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. La
antimafia ha iniziato a tremare quando ha visto che Padre Pino faceva sul serio, quando ha visto che la gente non si riferiva più alla mafia, ma si riferiva alla parrocchia e si riferiva ai volontari, alle suore, a lui. La mafia vede incarnato in Puglisi quella alternativa evangelica che può soppiantare la mafia stessa. Totò Riina, intercettato in carcere, dice: tutte cose voleva comandare Iddu, ma che si era messo in testa che doveva comandare Iddu a Brancaccio. Vediamo che c'è un consulto fra i bianconeri, poi però sembra Paggio incaricato di battere la punizione. Vediamo Conte vicino a noi, anche Möller. Ecco, adesso che sia anche lui lo Cesare. Ecco Conte, come tira lui lo Cesare. Maggio che va al tiro, gol! Splendida rete di Maggio che porta in vantaggio la Juventus al quarto minuto della ripresa. Esplode il tallano di Bologna. Come se sentissi quella tristezza di quella sera, perché l'aspettavamo e ha detto: vengo, io conservo ancora la scheda telefonica di 10.000 lire che avevano trovato nel borsello, poi i carabinieri ce l'hanno consegnata, ce l'ho sopra, e ci disse: sto arrivando, non è più arrivato.